Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Blue Dragon. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati e senza perderci ulteriormente in chiacchiere, continuiamo con la nostra avventura. Dobbiamo trovare un modo per aprire questa grada. Molto semplicemente dobbiamo posizionarci su questo meccanismo. Vai Danissan, tu sei l'unica che può aprire la grada. Non so se ci attaccava qualcuno nel mentre, non mi ricordo onestamente, mo vediamo, ma per il momento andiamo avanti, posizioniamoci tutti quanti dinanzi all'ingresso. Forse devo posizionarci Locum qua sotto? Esatto, devo posizionarci Locum e non Danissan là sopra, va bene. Porta aperta, di conseguenza possiamo andare avanti. Bene, procediamo con cautela, avanziamo sempre compatti, non dobbiamo mai per nessun motivo separarci. Abbiamo visto che separati siamo un po' merda, quindi andiamo avanti, pian piano, senza andare troppo lontano. E vabbè, non c'è molto modo per andare avanti. Fammo così, arriviamoci con lui, il ninja è il primo a passare nella prossima stanza. Amici, ho il sentore che in questo luogo le normali leggi della natura siano stravolte. Ok, abbiamo due avversari. Non ricordo se c'è sta roba da raccattare in giro. E non ricordo la strada onestamente, se devo andare giù, su, destra, sinistra, non lo ricordo. Beh, attacchiamo a distanza, iniziamo a distruggere malissimo tutti i nostri avversari, pian piano, tutti quelli che si presenteranno dinanzi a noi. Ispard fa un bel critico da 10 punti danno, e poi mandiamo Locum qua, magari con Locum riusciamo, oddio non penso. Allora, invece sì, ha fatto un critico da 25, quindi a posto. Eliminata, tolta una nel mezzo piedi, Locum sale addirittura a livello 6, e mo se scendiamo pian piano pure con lei, tecnicamente dovremmo fare abbastanza danno in questo turno, non è vero, perché schiva. E comunque con lui non ci arrivavamo nemmeno. Anche questa è andata, ok. Dunque, di conseguenza posso provare a scendere con lui? Possiamo scendere e ci ha portato in un'altra stanza. In questa stanza possiamo andare a destra o a sinistra. Non ci stanno avversari, sembrerebbe. Quindi vai Tanissan, proviamo ad andare qua a sinistra. Ci porta in un'altra stanza con un ingresso sotto, una a destra e una a sinistra. Magari questa volta andiamo qua a destra. Anche qua non ci stanno nemici, quindi dobbiamo semplicemente andare avanti pian piano e capire la strada giusta. Per il momento una stanza è diversa dall'altra. Anche questa è diversa e anche qua non ci sono nemici. Proverei qua sotto, sapete? Vai Goffredo, vai. Anche se Tanissan è la più veloce, quindi vai Tanissan, vai tu, fammo prima. Altra zona per noi, altra zona nuova si spera? Perché non ricordo minimamente come funziona, ma sì, siamo arrivati in una zona nuova con un singolo avversario al centro che pian piano adesso noi facciamo fuori dalla distanza magari. Senza subire danni, sarebbe una cosa ottima. Vai qua, attaccalo anche tu. E zero, mi pare giusto, quindi Dolti, vieni qua. Anzi, vieni qua Dolti. Vai ad eseguire un Blaze. E lo facciamo fuori, eventualmente con il nostro maghetto, con un altro Blaze. Qua non abbiamo subito danni, quindi va benissimo così, abbiamo utilizzato sì un po' del nostro mana, ma sti cazzi, l'importante è andare avanti e questa volta quasi andrei su. Proviamo ad andare proprio su. Ok, credo che ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta, vi faccio vedere qual era la stanza, quindi carichiamo qua uno slot 1. E la stanza che c'è in questa qua, perché io ricordavo qualcosa su questa stanza con tutte queste altre stanze, quindi una volta arrivato qua è una passeggiata. E da qua bisogna prendere questa stanza, non so se cambia da una partita all'altra, non lo ricordo, non ne ho la più pallida idea. E volendo questo sarebbe un luogo ideale
per farmare un po' d'esperienza in maniera facile, veloce e all'infinito, cambiando stanza all'altra, passando dove ci stanno i mostri. Però è un po' lenta come roba, non mi va assolutamente di farla, quindi si va avanti per la strada giusta. E credo che là sempre ci debba arrivare Locum. Porta sbloccata, grazie a Locum ovviamente. E mo si va avanti. Ci stanno degli avversari qua, ma ho potenziato tantissimo lui, ho aumentato l'attacco e la difesa. A 27 di difesa e 26 d'attacco. E lo mandiamo avanti. Allora Dorothy, lei potrebbe fare un Blaze Storm, magari colpendoli entrambi sti due in questo modo, e dovrebbe fare un bel po' di danno. 14 e 14, ok, dimezziamo praticamente i punti vita, più o meno, più o meno. Se lei riuscisse a colpirne uno da distanza senza missare, possibilmente, grazie, Isvard volendo potrebbe farne fuori un altro, no? Il buff della difesa mi sa che diminuisce ad ogni turno, mi sa proprio di sì. Vabbè, comunque sale di livello, HP, forza, mente, agilità. Buono, buono, aumenta un po' le statistiche. Andiamo ad attaccare questo. Hanno comunque un fottio di punti vita. E il nostro maghetto Magic, io signori, ve lo voglio mostrare. Vediamo che fa sta roba. Consumo un fottio, ma lanciate dei fulmini che missano. Cazzo, quando ho salvato, non ci penso. Facciamo che diamo un salvataggio allo slot 7. Ricarichiamo lo slot B1, 2, 3, 4, non ricordo. Eh no, niente, ricarichiamo da qua, no vabbè, non ne vale la pena, quindi ricarica lo slot 7. Maledizione. Abbiamo visto che fa quella mossa, abbiamo visto solamente l'estetica, che sì è figa, ma sti cazzi della figaggine, sti cazzi. Salvatina nello slot 1 e manderei onestamente Locum qua sopra per cercare di fare fuori questo, e ci riesce alla grande, gli toglie ben 10 punti vita, è diventato fortissimo Locum, ci sta. E adesso abbassiamo lei, proviamo ad attaccare questo a distanza, 17 di critico, buono, altro andato, fatto fuori, e lei potrebbe utilizzare un blaze su di questo, non so se lo elimina, no a 18, io tolgo 13, rimane con 5, ma lo potrebbe fare fuori Isfard se non missa, precisi precisi, e rimane l'ultimo qua al centro che rompe un pochettino le palle, ma pian piano lo dobbiamo fare fuori con questi. 20 di critico, forse riesco? Oddio, non saprei, ma mo se provo a fare una cosa del genere. Attack up su di lui. Miguel sale di livello e ha preso, signori, una cura davvero eccezionale, perché è tipo a croce, ma la puoi spostare. Quindi, ottimo, dovrebbe essere questa se non sbaglio. Tu adesso quanto attacco hai? 26. Tu hai 22 di difesa, quindi ti faccio 4. Maledizione, mi sa che non muore. Beh, oddio, non muore è relativo, c'ho ancora il mago sotto. C'ho ancora il mago sotto che ti può fare comunque un bel po' di danno. Tu hai d'attacco 25. Volendo, potrebbe eliminarlo lei. Ok, tolto nel mezzo piedi. E adesso dobbiamo passare alla prossima stanza. Non prima di aver dato magari una salvatina qua nello slot 1. Vai Tanissan, portaci altrove. Non ricordo nemmeno se ogni volta che... Cazzo, sono tanti qua. Ogni volta che cambiamo ci recupera tutto per caso? E forse sì, sapete, ogni volta che si cambia mappa ci ripristina tutto. Comunque, guarda qua, ti mostro sta cosa. Eling Rain ha la croce e fa l'attacco a croce che te cura. Finalmente Miguel può curare dalla distanza, non è tantissimo, però rispetto lui a una casella, due caselle, tre caselle di distanza che può curare, e quelle tre caselle di distanza che può curare riesce a curare poi anche di sotto e di sopra, la casella prima ovviamente, a due di caselle di distanza, in più cura anche questa, insomma ha una cura davvero eccezionale adesso, mo sì che si ragiona. Qua sono tanti e qua pure dobbiamo fare roba, ma non ricordo che roba. No, dobbiamo cercare di eliminare questi stronzi in qualche modo. Sono tanti, più che altro è questo il problema, sono tanti. E io qua misso, quindi ricarico, onestamente ricarico. Me ne sto fregando se devo rifare così, ma non puoi missarmi con la magia che
quella che gli fa più danno a sti cosi. Ti prego, non mi missare con la magia. Salvataggio, slot 1. Vieni qua, mettiti qua. Magic. Vai di Blaze. Brucialo. Ok, 13 punti di danno. Non so tantissimi. A questo punto, Magic. Summon Vulcano. Ce ne eliminiamo uno dalla distanza. Vai con il Vulcano, dai. 22. Non lo riesce comunque ad eliminare. A edizione. Picodus è letteralmente inutile. Non può fare nulla. Non ha abbastanza attacco. Lo possiamo anche lasciare dove sta. Lui purtroppo sì, fa del danno, ma fa uno. Non è nemmeno eccessivo come danno. Picodus lo possiamo mettere eventualmente in difesa del ninja. Così, giusto per. E vai Rinaldo. Tu gli fai 3 di danno, gli fai 4, quindi un'altra la possiamo eliminare in questo modo, buono. E poi da Nissan, gli diamo una mano a Locum. Questa purtroppo, signori, sarà una mappa alquanto lenta, ma pian piano dobbiamo andare avanti, dobbiamo eliminare tutti i nostri avversari. Non possiamo fare altrimenti. Lei dovrebbe comunque apprendere qualche altra magia, tipo un Freeze Storm, a breve. E forse anche un Burst prima o poi dovrebbe riuscire ad apprendere. Non è bravissima con la magia, ma spero che gli apprenda quando prima queste abilità, perché gli saranno molto utili. 5 punti danno da parte di Isfard. Otto punti danno da parte di Diana. E purtroppo non credo di farlo fuori attaccando con Goffredo. In realtà sì, ottimo. Quindi ce ne togliamo un'altra di queste macchine da mezzo piedi. Pian piano, signori, come detto, pian piano dobbiamo farle fuori così. Vai, attacca tu questa qua sotto. A 15 punti di vita, però gli facciamo 10. Buono. E se ci arriva Locum, se la fa fuori lui. Ci arriva Locum. Ne togliamo un'altra da mezzo piedi, ragazzi. Pian piano dobbiamo fare così e eliminarle. Cazzo, quando non salvo. Mi dà davvero fastidio, perché quella volta che non salvo, missa. Sempre, ogni qualvolta. Va bene, vai Ivo, fagli un punto danno. Fanno tanto danno ad Elwood. Davvero tanto, davvero troppo danno. Cazzo, rimane con 2 punti vita. Oh, l'ha schivato. L'ha schivato, grandissimo. E adesso può fare un altro... aspetta, forse posso fare anche qualcosa di più. Fammi controllare un attimino. Miguel, mettiti qua. Magic. Va di L, di lui. Vediamo se ne riesco a colpire 3. Purtroppo in qualsiasi posizione mi metto vado a beccare anche Miguel, mi sa. Purtroppo sì. Che fregatura. Non ci voleva. Non so quanto danno gli possa fare io a Miguel. Possiamo provare, attenzione, possiamo provare. Ci mettiamo qua, facciamo un magic e vai di Burst Storm. Ne becchiamo 3. E questa è la cosa buona. Forse riesco anche a shottare uno, non lo so. Subisce 18 punti di danni Miguel da st'attacco. Questo lo abbiamo eliminato ed è una cosa buona. E anche questo lo eliminiamo. Non è male, signori. Ce ne siamo tolti 2 da mezzo piedi e l'altro comunque Summon Meteor. Pure Meteor, non ricordo se AOS è singolo, però mi sa che è singolo e Meteor erano danni, signori. Contro un singolo avversario mi sa che erano danni. Tu hai 12, 26, 13. Andiamo Locum dove giocarcelo, sperando che riesca a colpirne qualcuno. Però se ce lo giochiamo qua Locum, ci vogliamo questo nel mezzo piedi, non è che è male. Rimane con 2, ma il 2 lo possiamo fare con qualcun altro. Vediamo adesso con chi. Lui gli toglie sempre 1. In realtà adesso gli toglie 2, quindi vai. Ottimo, perché ha aumentato l'attacco. Gli toglie 5 col critico, meglio ancora. Tolto da mezzo piedi anche quest'altro. E guarda, io farei anche così. Magic, Blades su di questo, che sono altri 13 punti danno. Pian piano, 14, aumentata di livello evidentemente. Pian piano li fammo fuori. Tu gli togli 8, rimane con 1.
Ma vediamo quest'uno con chi toglierlo. Tu puoi arrivare fino al mago, però nessun altro. Un attacco lui lo può reggere tranquillamente. Di conseguenza vai, attaccalo. Missalo. Vabbè, poco male. E a questo punto lascio in vita quello là sotto e mi metto in difesa del mago qua. E gli infliggo 8 punti di danno a questo. Ok. Rimane solamente Rinaldo qua che può fare qualcosa, quindi Rinaldo, vada. 10 punti. Buono Rinaldo, grandissimo. Dio, c'è anche Tanissan, che non è fortissima. Però aspetta, Tanissan... Ah, non ci arriva ad eliminare quello. Maledizione. Vabbè, facciamoci attaccare questo. 10 di critico da parte della nostra Tanissan con il contrattacco. Buono, abbiamo tolto da mezzo piedi un'altra di queste sfere. Questa dovrebbe morire pure con il contrattacco. Cazzo, ci ha fatto 15, sta stronza. Sfera, robot, insomma, quello che è. Drone, non saprei. E pian piano eliminiamo tutti. Troppo lunga sta mappa, troppo lenta. Però va fatta, obbligatoriamente va fatta. Cioè non è nemmeno skippabile, va fatta. Terra più aria Based Magic. È un attacco terraria praticamente. Ma per il momento andiamo di Blaze. Ma perché missi? E che cazzo? Non ho nemmeno salvato nemmeno stavolta. Dai, ma puoi missare con la magia. Vai di Blaze pure tu. Quest'ora ne era morta. No, adesso dobbiamo continuare a combattere per eliminarlo. Sto cazzo di robot. 12 punti danno da parte del nostro Isma. O perlomeno con un critico ce lo siamo tolto da mezzo piedi. Goffredo salga. Locum salga anche lei. E Ewok vada pure. Niana anche. Non mi serve utilizzare un'aura per curare tutti, attenzione, però due di loro sono danneggiati, ovvero Miguel e Tanissan, quindi perché non utilizzare aura per recuperare gli HP di entrambi in una singola volta? Riesci a shottarmelo dalla distanza, please? Grandissimo, grandissimo, così non è meno. E mo, questi si possono concentrare per far fuori quest'altro Magic Blades. Dovrebbe fargli abbastanza danno, non so se la sciotta, ma no, a 28 ancora, però gli fa 17 punti di danno, buono. Lei pure può attaccare a distanza, la missa, mi pare giusto. E di conseguenza vai così, vai Isbard, 5 punti di danno. E Goffredo dovrebbe avere abbastanza attacco per eliminarla, si spera, no? Goffredo è abbastanza attacco, sì. Che cazzo però, perché dovete missare in questo modo? Scusate, dai! Cioè, è un drone, un cazzo di drone, dovrebbe essere abbastanza facile da beccare. Miguel, utilizzi un po' di cura su Tanissan, che è quella un pochettino più maridotta, mi sa. Locum sarà a livello 7, aumenta gli HP, la forza, la mente, l'agilità e il toughness. Tanta roba per Locum. Quindi vai Ewok, sali di livello anche tu, aumenta l'attacco eventualmente, potresti aumentare l'attacco. Beh, intanto gli ha fatto un critico da 5 che non è male, comunque lui ha poco attacco. E poi gli mandiamo sopra anche Tanissan, che gli dovrebbe fare altri 4 punti di danno, buono così. Miguel, mi dovresti dare una curatina a Diana per favore. Diana, nel frattempo tu... Maledizione, maledizione, ma perché ogni singola volta che non salvo succede questo? Curala. Quando salvo non accade. Poi quando non salvo, ogni volta missano. È pazzesco. Pazzesco. Guarda, io non ho salvato. Mo sono missi, ma incazzo male, però te lo dico. Lo bruci male? Ok. Ci siamo tolti da mezzo piede anche questo. Ed è una cosa buona. E dalla distanza lo colpiamo. Oh, 20 di critico. Siamo tolti da mezzo piedi. Stanno per finire, signori. Rimangono solamente gli ultimi 5 qua sopra. 6, 7, 8, 9. Ah, sono tanti ancora, sono tanti. Pian piano. Altri 9 avversari da affrontare. Eliminiamo anche quest'altra. Alliniamo proprio a fuoco. E questa zona praticamente è libera. Rimangono solamente quelli là sopra. Mentre da qua rimangono solamente questi che... Uno se lo fa fuori lei. Non ho salvato, non ho missare. Ok.
Un altro fuori no, però iniziamo a fare danno con lei dalla distanza. Non è vero, lei sta missando tutti i colpi, maledizione. E tu gli potresti dare una curatina a lui, giusto perché così accumuli un po' d'esperienza. E anche Miguel ha finito il suo dovere qua, non può fare nient'altro, ha finito gli MP, ma sale di livello. E questa è una cosa che a noi ci fa sempre piacere. Ci mettiamo qua e attacchiamo con Rinaldo. Questo pian piano lo fammo pure fuori, eh. E l'ultimo colpetto da parte di Logum sancisce la conclusione dello scontro qua sotto. Mo restano solamente 5 avversari sopra. Dai, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Lo so, ha un'ora che dico che ci siamo quasi, ma finalmente ci siamo veramente. Vai Logum, sali. Anche tu, vabbè, facciamo salire adesso solamente quelli che ci possono tornare utili. Tutti gli altri possono anche stare sotto. Ormai questo è quasi andato e loro dovrebbero riuscire ad arrivare fino a qua per fare fuori pure questi. Questi, questa è una, non so due, è una. E Isvard non la riesce a colpire, quindi non fa fuori proprio un bel niente. Ok, Goffreda, avvicinati pure tu. E Elwood, lo facciamo salire, tanto non dovrebbe... Ok, non lo possono colpire, quindi questa è una cosa buona. Anche questa è morta, ne mancano solamente 4. Diana sarà anche di livello. E tu... Sai che non saprei? Perché posso fare tipo un freeze per colpire questo a distanza. Ci vogliamo dal mezzo ai piedi? La 7 rimane con 8, quindi Goffredo solo può eliminare in scioltezza. Ok. E Isvard, o andiamo avanti ad attaccare questi. Qua sotto ci sono rimasti Johnson, che può eventualmente attaccare questo. Infligge 8 punti danno. C'è sta lui che può comunque attaccare questo. Infligge altri 5. Con Logum quasi quasi attaccherei questo qua, così da infliggergli 11 punti danno, e quando mi riattacca, spero che mi riattacchi Logum, lo eliminiamo. E gli altri possono starsi fermi anche dove sono. Allora, questo attacca Logum e teoricamente dovrebbe restare con 9 punti vita. Ok. L'altro attacca Logum e se non lo missa, muore. Ti prego, muori. Ok, è morto. Mo signori, ci salutiamo, eliminiamo tutti, lasciamo magari questo qua con uno scudo di vita e ci salutiamo. Non so se devo fare roba con i meccanismi, non lo ricordo, lo vedremo però nel prossimo episodio. Per il momento fammo fuori questi, dai, attaccalo tu. Ok, è andata. Mo Logum, dai, il colpettino tra virgolette di grazia. Perché al prossimo turno, una volta che verrai attaccato, morirà male. Quindi salvataggio nello slot 1, salvataggio nello slot 2. E signori, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Ci siamo persi all'interno di questo labirinto, abbiamo trovato la strada. Non so quanto sia durato il video, perché ho skippato davvero tanta roba in questo episodio, che credo risulti anche abbastanza noioso, sai, trova la strada, vedi la strada, insomma, Nakashara, davvero. E poi quest'ultima parte con tutti questi avversari resistentissimi, fortissimi e lontanissimi l'uno dall'altro, è stata una tortura, ma ce l'abbiamo fatta. Rimane l'ultimo e lo vedremo nel prossimo episodio, anche perché non ricordo che c'è sta oltre, se ragazzi, un dialogo lungo, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Mi raccomando, like e condivisioni per supportare la serie e canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. E detto ciò, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Blue Dragon. Alla prossima, ciao a tutti!